Benvenuti a tutti i presenti. Parliamo oggi di cellulite. Che cos'è la cellulite? Essa viene considerata un inestetismo della pelle. Stiamo parlando appunto della cosiddetta buccia d'arancia. La cellulite è causa di alterazioni a carico principalmente del tessuto adiposo. La sua presenza comporta diversi disturbi linfatici e circolatori. I punti principalmente coinvolti sono l'epidermide, il derma ed il tessuto sottocutaneo. Iniziamo ad accorgerci della presenza della cellulite vedendo un accumulo della ritenzione idrica sulla nostra pelle. Diciamo che questa rappresenta la fase più leggera e con le giuste strategie è possibile risolverla, anche se non sempre è estremamente facile. Se la ritenzione idrica non viene combattuta sin da subito, si può avere la formazione di un edema, quindi un sovrabbondare di liquidi accumulati tra le cellule. In questa situazione, se si persevera senza far nulla, si può incappare in possibili fibrosi, ovvero dei micronoduli che si formano attorno alle cellule grasse. Spesso succede in una situazione di sovrappeso, con presenza costante di cellulite, che si vada ad aggravare ulteriormente il quadro della situazione. Infatti l'accumulo di grasso, soprattutto in determinate zone specifiche del corpo, conseguente in base al biotipo a cui si appartiene, può comportare un peggioramento indotto dalle lesioni della cellulite. In base alla situazione possiamo ritrovare infiammazioni, cattiva circolazione, ridotto apporto proteico, poca massa muscolare, oppure un disequilibrio del sistema endocrino con alterazione di vari ormoni. Quindi, perché tutto funzioni correttamente, tanto da avere la corretta omeostasi degli apparati del nostro corpo, è necessario monitorarsi e capire effettivamente se sono presenti alcune di queste alterazioni di cui abbiamo parlato. Il fine è quello di studiare il giusto approccio risolutivo, tale da estirpare tutte le problematiche presenti.